Ciao cari amiche e cari amici, bentornati al canale, è un piacere rivedervi. Il libro di oggi sarà di un autore molto conosciuto, soprattutto per noi appassionati di storia romana, Andrea Frediani, Le grandi battaglie di Roma antica. Prima di proseguire, ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina così da poter essere avvisati quando uscirà la prossima video recensione. Adesso iniziamo, sigla. Prima di iniziare, ci vuole una piccola premessa per quel che riguarda questo libro qua. Quello che vedete qui, io l'avevo acquistato nel 2003. Questa edizione è a copertina rigida con il frontale bianco. Se voi lo cercate adesso anche online, questa versione qua è difficilmente trovabile. Se l'ho trovato, l'ho trovato e usato. Quello che troverete adesso saranno due versioni diverse, fatte da due edizioni diverse, dovute a diversi restyling e riedizioni. Ce n'è una sempre a copertina rigida, della quale potete vedere qua sopra l'immagine, e ce n'è un'altra che è in brossura a copertina morbida che potete vedere qua sopra. Quindi se lo cercate è più facile che troviate una di queste due versioni rispetto che questa qua un po' più vecchia, sempre a copertina rigida, però a frontale bianco. Vi lascio qua in descrizione comunque i link per poterli recuperare, così se volete prenderli basta che cliccate e vi porta direttamente alla pagina senza nessun problema. Il libro si concentra sulle battaglie che hanno visto Roma come protagonista, che va da un periodo storico che parte dalle guerre sannitiche, quindi quelle guerre tra la Repubblica Romana, tra la Neorepubblica Romana e i Sanniti nella penisola italica, che possiamo posizionare come riferimento storico dal IV a.C. al III secolo a.C., fino ad arrivare alle invasioni barbariche. Il libro ci parla non solo delle battaglie che Roma ha vinto, come ci si aspetterebbe, ma anche delle battaglie che ha perso, perché è la cosa importante, perché sia le sconfitte che le vittorie hanno fatto di Roma quella che noi conosciamo e che tutti amiamo. Oltre a ciò, nel portarci all'interno di queste battaglie molto importanti per Roma, c'è anche una parte legata ai personaggi che queste battaglie hanno portato avanti. Troviamo personaggi importanti quali Scipione Africano, Nerone e Cesare, ma non solo. Il Frediani si focalizza anche sui nemici di Roma, quei nemici che sono stati a volte sconfitti da Roma, ma che altre volte hanno sconfitto Roma. Quindi troviamo personaggi come Pirro, troviamo personaggi come Annibale, personaggi come Vercingetorige e arrivando verso la fine, verso le invasioni poi barbariche, personaggi storici di alto valore come Attila. Il libro è edito dalla Newton & Compton Editore, una compagnia italiana che è stata fondata nel 69 con sede a Roma, quindi una grande compagnia editrice che sono moltissimi anni che è sul palcoscenico dell'editoria. Il libro, quindi, dal punto di vista tecnico, non credo che ci sia molto da dire, perché comunque parliamo di una grande casa editrice, come vedete, un volume molto interessante, molto compatto, immagine della parte posteriore molto bella, e tecnicamente non c'è niente da dire, assolutamente ci mancherebbe altro, perché da una casa editrice di questo spessore non ci si può aspettare che è meglio. Quindi io passerei più che altro a parlare dei pregi di questo libro, o perlomeno di quello che lo rende interessante. La cosa che secondo me rende molto interessante questo libro, e in un certo senso lo aiuta, poi vedremo come, è la presenza di moltissime immagini all'interno, di stampe, di mappe, veramente bellissimi tra l'altro, con riferimenti storici particolari e precisi.
L'inserimento di queste immagini aiuta molto, come dicevo, il libro. Perché? Perché è un libro a scrittura fitta. Cosa significa? Che il libro, come potete vedere, è bello stretto e parecchio pieno. Questo rende il libro a volte un po' pesante nella lettura, soprattutto perché ci sono alcune parti in alcuni capitoli che sono ad andamento un po' più lento, un po' più noioso, che quindi si fa un po' più di fatica nella lettura. L'utilizzo e l'inserimento di queste immagini, delle mappe, degli altri riferimenti è molto utile per alleggerire la lettura, che su quasi 360 pagine di libro vi assicuro sarebbe alquanto pesante. Già così, quando uno inizia a leggere e a seguirlo, e magari portarlo fino alla fine il più presto possibile, o anche soltanto in un'unica lettura veloce, ci vuole una certa concentrazione nella lettura per via della sua struttura e anche da come è scritto. Per quel che riguarda invece la trama, è quella di cui vi parlavo prima, con una suddivisione a capitoli precisi, partendo dalla guerra contro i Sanniti del 292 a.C. fino ad arrivare alle ultime invasioni barbariche, facendo riferimento all'ultima data del 451 d.C. Quindi, che altro dire? Frediani, molti di noi lo conoscono perché comunque è un must in una biblioteca di un appassionato e di un collezionista. Ad alcuni piacciono stili di scrittura, ad altri non piace. Sappiamo che Frediani ha al suo attivo libri che spaziano dalla saggistica alla narrativa. Spesso anche un mix di questi due generi si ritrovano nei libri, come capita in questi casi qua. In alcuni casi, quindi, la parte narrativa alleggerisce un po' la parte del racconto, perché sono punti che sono poi un pochino più pesanti. Quindi, che altro dire del libro? Non è che ci sia poi molto da dire. Questo è di per sé una cosa che, tra l'altro, rivedremo anche più avanti con altre video recensioni di altri grandi scrittori o di altre grandi case editrici, perché arrivando a certi livelli poi non ci sono grandi appunti da fare, sono piccolezze al massimo, o addirittura cose a livello personale, cioè cose che, se leggo io, mi danno un certo feeling, un certo feedback. Se lo leggi te invece è qualcosa, ti arriva qualcosa di diverso, però più di tanto non si può stare a discutere. Non siamo in presenza di esordienti che possono ancora essere in quel periodo in cui vanno limate determinate cose. A questi livelli qua, con un Frediani e con una Newton Compton, non c'è sicuramente da fare nessun tipo di apprezzamento negativo, a parte quelle, giusto quelle piccolezze di cui vi parlavo, tipo la scrittura così fitta che rende a volte pesante la lettura, ma queste sono cose poi personali, poi magari ti passa lo stesso durante la lettura, riesci a finirtelo comunque in un brevissimo tempo. Cari amiche e cari amici, vi ringrazio per essere rimasti con noi fino alla fine. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina così sarete avvisati quando arriveranno i nuovi video, e io vi aspetto alla prossima. Un saluto, ciao a tutti!